Io le do la cittadinanza onoraria però. Grazie. Presidente, bentornato a Reggio Emilia, sempre un piacere, ormai lei di casa qui. Grazie Presidente, per la città. Benvenuto. Sì, è il mio territorio, siamo veramente onorati. Grazie. Bentornato Presidente, grazie. Davvero. Buongiorno signor Presidente. Buongiorno. Benvenuto, signor Presidente, Stefano Lagni. È un piacere vederla. È un piacere mio, un onore, la ringrazio tanto. Signor Presidente, molto lieta, benvenuta a Reggio Emilia, grazie. Siamo in musica, molto lieta, grazie. Fino ai componenti che vanno sui vento. In quest'area sviluppiamo tutta la componentistica elettronica. È in continuo adeguamento tecnologico. Siamo in continuo sviluppo tecnologico. Nasciamo come la prima azienda al mondo che fa i componenti per le macchine alimentate a gas naturale. Buongiorno signor Presidente, Antonio Di Benedetto mi chiamo, lavoro qui dal 2015, dal 2005 e sono un capoturno di questo reparto. Questa qui è una centralina che stiamo producendo su questa linea automatica che è la base per far funzionare le macchine GPL, centralina elettronica che appunto va a comandare. All'interno ci sono tutti i microchip di cui si parla tanto, che danno i comandi per i veicoli, e abbiamo 100 ingegneri tra software, hardware e meccanica che fanno tutto il disegno. È un esempio di alta tecnologia. Questa è la gestione tra l'altro dei processi. Questo c'è il cervello. Straordinario. Grazie. Qui ci sono le terre rare. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Noi produciamo i regolatori, adesso Presidente andiamo. Questa linea. Questa è una sala, diciamo così, noi la chiamiamo sala bianca perché deve operare con una umidità e una temperatura costante. Deve essere sempre esatto. È ancora l'unica. Sono macchine che lavorano in grande precisione e su un livello di pulizia molto molto elevato, perché basta un capello in un iniettore e il prodotto non funziona adeguatamente. Assunta, vai, preparati. Buongiorno. Per cui per i veicoli che già funzionano a benzina che vengono convertiti. E qui Presidente c'è un po' la storia, queste sono le centraline tradizionali per le macchine a gas, questa è una centralina per l'idrogeno e questa centralina stiamo anche lavorando con Iveco per i loro assali elettrici. Questo Presidente è un prodotto davvero
del futuro, perché questo compressore comprime l'idrogeno. Questi due sono all'interno, sono dei pistoni che comprimono l'idrogeno senza contaminazione di olio. Viva il presidente! Viva il presidente! Viva! Grazie, grazie di tutto! Grazie! Grazie, 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 auguri! Grazie, grazie, grazie! Grazie mille, grazie, 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 graz